tempo disposto di procedere ad una verifica sulla sicurezza strutturale degli edifici scolastici di proprietà del comune. Per questo motivo abbiamo effettuato alcuni sopralluoghi e nei mesi scorsi, a fronte di questo, abbiamo deciso di partire dalla scuola Papa Giovanni, 23esimo, ci sembrava quella che presentava talune criticità. Per questo il 14 dicembre 2018 abbiamo affidato un incarico a un professionista esterno per la verifica strutturale dell'edificio. Oggi, di domenica, il tecnico ci ha scritto. Sembra che il laboratorio di analisi ha verificato il superamento di alcuni limiti di resistenza per alcuni pilastri della scuola rispetto chiaramente alla normativa vigente all'epoca di costruzione dell'edificio. Per questo motivo il tecnico ritiene che debba effettuare delle indagini più approfondite per verificare sicurezza strutturale dell'edificio. Non possiamo scherzare assolutamente con la sicurezza dei nostri ragazzi. Seppur in via del tutto precauzionale al momento, ho deciso di chiudere la scuola Papa Giovanni XXIII immediatamente. È chiaro che una chiusura precauzionale serve innanzitutto per effettuare delle indagini molto più approfondite, per comprendere se realmente l'edificio è in precarie condizioni strutturali, quali potrebbero essere gli interventi da effettuare. È evidente che al momento non sappiamo nulla, è una chiusura del tutto precauzionale, ma è giusto non scherzare assolutamente con la sicurezza degli edifici pubblici. Del resto queste verifiche sono state effettuate con questo preciso scopo. Non voglio creare allarmismi assolutamente in città, perché questa scuola effettivamente è una delle quelle che è una forse l'unica in questo momento sospetta, e per questo abbiamo iniziato da questa scuola. Le verifiche comunque stanno proseguendo anche per gli altri plessi scolastici. Una cosa è certa: mi rendo conto che sarà un disagio per le famiglie, per tutti i ragazzi, che erano dei ragazzi che frequentano la Papa Giovanni, ma comprendete, lo stiamo facendo per la sicurezza dei nostri ragazzi. Saremo rapidi nel trovare soluzioni innanzitutto di emergenza, ma soprattutto per intervenire prontamente sullo stesso plesso scolastico.